Benvenuti, siamo con l'avvocato Vincenzo Santucci, candidato Buonasera. al Consiglio Comunale con il Popolo della Libertà. Per la terza volta lei scende in campo alle elezioni amministrative dell'Aquila. Quali sono i motivi che l'hanno spinta di nuovo a tentare l'avventura? Beh, i motivi sono motivi di carattere personale da un lato, generale dall'altro. Mi è sembrato giusto e anche opportuno aiutare una scelta coraggiosa, la scelta che ha fatto il nostro candidato sindaco, l'architetto Properzi, che ha inteso mettersi in gioco per questa città e mi sembra giusto sostenere una scelta coraggiosa. Per questo motivo ho ritenuto di darmi da fare per la mia città, di propormi alla mia città come candidato nel Consiglio Comunale della città dell'Aquila. Lei ha una figlia di 7 anni, una bella figlia di 7 anni, Vittoria. Che città immagina per sua figlia fra 5 anni? Che città vorrebbe che la nuova amministrazione le consegnasse? Una città con una vera scuola, con una scuola come quella che abbiamo frequentato noi, con una scuola fatta di pietre, fatta di mattoni, non fatta di plastica come quella che invece frequenta mia figlia. E l'altra volta ragionavamo in questi termini con mia moglie e pensavamo che appunto nostra figlia non ha mai visto una scuola che possa chiamarsi così, scuola. Quindi è il mio auspicio, ma davvero, ma nel giro di pochi anni, è quello che mia figlia possa avere una scuola vera, una scuola come quella che abbiamo frequentato noi, il liceo classico dell'Aquila, quella meravigliosa scuola che appunto era e che spero che ci sarà presto e in tutta la sua bellezza proprio. Quindi è un auspicio anche di ritorno alla normalità, perché forse ai più piccoli mancano questi punti di riferimento che sì, invece le generazioni precedenti hanno avuto. Una normalità non necessariamente così come era, identica a quella che avevamo prima, però una normalità nella vita quotidiana, una normalità nei rapporti con le persone, nella vita quotidiana proprio, nell'agire quotidiano. Che cos'è che l'ha convinta di più del progetto alla Monti, come l'ha definito qualcuno, comunque sia tecnico del candidato del centrodestra Pierluigi Properzi? Senza dubbio il fatto che appunto è un progetto tecnico, cioè un progetto proposto da una persona che ha senza dubbio delle qualità e delle capacità per poterlo portare avanti. E poi perché è proposto da una persona che finora, insomma, da una persona che per la prima volta si cimenta con un problema così grande come quello che noi adesso abbiamo nella nostra città, ma che senza dubbio non può essere, come possiamo dire, insomma, chi finora si è cimentato con questo problema non lo ha risolto. Non lo ha risolto e secondo me ha una grave responsabilità, che è quella appunto di doversi perdonare delle scelte non fatte e dei problemi non risolti. E mi rivolgo a tutta la classe politica, tutta indistintamente, che finora ha gestito questo problema. Mi rendo conto essere un argomento anche un po' forte, però dobbiamo dircelo perché bisogna fare di più e bisogna fare meglio. E chi ha già dato prova di sé in termini negativi non può proporsi di nuovo per poter risolvere problemi che finora non ha risolto. Quindi è una bocciatura su tutta la linea dell'intera classe politica, quindi serviva uno scossone. Non è una bocciatura, il problema era immenso, era gigantesco, era una questione di difficilissima soluzione, però insomma, io credo che tutta la città non sia contenta della situazione in cui viviamo e questo va detto. Questo va detto e va ed è un problema che deve essere affrontato, gestito e spero risolto. E spero che questo sia un problema che riusciremo a risolvere. Il progetto di Giorgio De Matteis ha scomposto i poli come erano intesi nel senso classico all'Aquila. Cosa c'è che non va in quello che nel tentativo, nel cartello che ha messo in piedi Giorgio De Matteis, secondo lei? È lo stesso motivo del quale parlavamo un attimo fa, è un cartello composto da persone che si sono già cimentate con il problema del terremoto e con il problema della ricostruzione dell'Aquila e non lo hanno risolto.
ed è un problema che invece va risolto, è un problema che dobbiamo affrontare e dobbiamo affrontarlo con sincerità, anche dicendoci le cose che non vanno e cercando di porre rimedio a quelle cose che non vanno. Ora, io non ho la soluzione di questo problema, tuttavia è senza dubbio vero che una soluzione va trovata e non è come abbiamo fatto finora, non è con le modalità che abbiamo adottato finora che riusciremo a risolvere questo problema, già che finora non l'abbiamo risolto, semplicemente. Quale dovrebbe essere, secondo lei, il primo provvedimento che dovrebbe prendere una nuova giunta guidata da Pierluigi Properzi? È una maggioranza, naturalmente, guidata da Pierluigi Properzi. Forse la riorganizzazione del processo amministrativo, la riorganizzazione del processo amministrativo inteso sia in termini sia per la ricostruzione sia proprio per l'agire della macchina amministrativa, della macchina comunale evidentemente in questo caso, che sembra piuttosto lenta, piuttosto ingessata e non rispondente invece alle esigenze che in questo momento ci sono, ma non soltanto in questo momento, alle esigenze di una città che è capoluogo di regione e che quindi deve avere delle capacità specifiche proprio. Grazie. A voi e buonasera.